Buongiorno, come vedete questo qui è un calendario perpetuo mensile, con evidenza del giorno corrente, e vedrete che non è difficile da fare. L'importante è seguire le mie istruzioni, che cercherò di essere il più esplicativo possibile, eh? Cercherò di spiegarlo nel modo migliore. Intanto aggiungiamo un foglio in bianco. Ecco fatto. Qui scriviamo subito il mese, marzo, e confermiamo, perché bisogna sempre confermare, se no poi si cancella. Marzo, andiamo poi su dati, convalida dati, clicchiamo su convalida dati, andiamo a cercarci elenco. Io l'avevo già memorizzato, quindi eccolo lì che gennaio, punto e virgola, febbraio, punto e virgola, marzo, punto e virgola, fino a dicembre. Ma per non perdere tutto questo tempo, io l'avevo già memorizzato in un txt. E automaticamente ci troviamo già l'elenco pronto. Dopodiché andiamo sotto e scriviamo il giorno della settimana, lunedì. Lo strisciamo. E vedrete che mentre lo striscio si vede martedì, mercoledì, giovedì e così via fino a domenica. Qui ci mettiamo l'anno 2023, poi evidenziamo il tutto e lo centriamo, che a me piace che le cose siano ben centrate. Adesso cerchiamo di dare una dimensione, eh? Una dimensione che ci permetta di creare il calendario. Schiacciando CTRL, tenendo CTRL, diciamo, schiacciato, ci spostiamo di mezza, di mezza casella. E come avete visto, abbiamo risolto il problema delle dimensioni. Quindi adesso creeremo subito un controllo, il controllo del mese. Infatti sarà ci darà una risposta numerica al mese in cui ci troviamo. Quindi teoricamente qui dovrebbe apparire un 3. Adesso mettiamo uguale, poi mettiamo mese, aperta parentesi, clicchiamo sul mese, che sarebbe in questo caso marzo. Aggiungiamo una E, diciamo, commerciale, un 1 e chiudiamo. Come vedete è apparso 3. Se io clicco qua e vado per dire su gennaio, deve apparire 1, cioè mi dice che è il primo mese dell'anno. E a questo punto direi che abbiamo già fatto qualcosa, qualcosa è stata fatta. Adesso andiamo ad esplicare la funzione data partendo di qua e metteremo uguale data, aperta parentesi, e ovviamente la data è questa, G2, punto e virgola, mese. Aperta la parentesi e naturalmente clicchiamo sul mese che è questo, che sarebbe A2. Ci aggiungiamo una E commerciale, un 1 che sarebbe poi il primo mese, diciamo. Chiusa la parentesi, punto e virgola, 1 e chiudiamo. E abbiamo così creato, diciamo, usato la funzione data. Ora, già che ci sono, lo centro un pochino, eh? A me piacciono le cose un po'. Lo centriamo e lo mettiamo già sul formato personalizzato, dove qua ci mettiamo una G e battiamo invio.
Infatti, questo qui è uno, giorno 1. Questo qui è il giorno 1 che adesso andremo ad incrementare. E così formeremo tutto, diciamo, il calendario, anche se non sarà ancora corretto, perché ovviamente gennaio, lunedì e 1 non sono legati, perché il primo di gennaio non cade di lunedì. Comunque adesso andiamo avanti. Quindi cosa facciamo? Praticamente clicchiamo qua, ci mettiamo un uguale, clicchiamo sulla A4, ci aggiungiamo uno e diamo invio. Quindi da 1 è diventato 2, da questo punto noi lo strisciamo fino a domenica, è diventato 7. Adesso facciamo la stessa cosa sotto, è praticamente identica, solo che ci aggiungeremo un incremento maggiore. Quindi uguale a 4 più 7 e sarà 8, infatti 7 e 8. Strisciamo anche questo. È diventato 14, lo strisciamo anche fino al 9 e voilà. E qui abbiamo già tutti i numeri pronti per quanto riguarda appunto il calendario, solo che questi numeri non collimano ovviamente con le coordinate giuste, perché come dicevo prima, il 1º gennaio non è lunedì, ma sarà un altro giorno che ora andremo a vedere. E per vedere quest'altro giorno creeremo un altro controllo in questo punto qua. In questo punto ci mettiamo uguale, giorno della settimana, vediamo un po', dovrebbe andare in automatico, giorno della settimana, esatto, giorno della settimana. Quindi A4, che è questo qua. Vedete che qui è apparso un elenco, come ci ho messo punto e virgola, qui è apparso un elenco e noi dovremo cliccare sul 2 perché va da lunedì 1 a domenica 7. Clicchiamo sul 2, chiudiamo la parentesi e diamo ok. E anche questa è fatta. Quindi praticamente ora abbiamo i due controlli. E vi faccio vedere come funzionano i controlli. Cioè, qui vuol dire che se qui mi dice 7, vuol dire che a gennaio del 2023 l'1 deve cadere di domenica e non certo di lunedì. Infatti, se io cambio e metto per dire febbraio, qui c'è un 3. E cosa vuol dire? Che l'1 deve cadere di mercoledì e non di lunedì. Quindi, per ovviare, diciamo, a questa anomalia, bisognerà fare un lavoretto, ma vedete che ce la caviamo subito. Appena riesco a rimettere un attimino a posto qua le cose, perché purtroppo la tastiera e il mouse non sono il top. Allora, adesso dobbiamo completare questa funzione qua. La completiamo, cioè dobbiamo sostituire questo A4 con, diciamo, la formula che abbiamo fatto prima su A4. Quindi, cosa facciamo noi? Prendiamo A4, che è questa, la copiamo, pari pari, copia, poi andiamo su C, diciamo 2, e andiamo a sostituire questa. E voilà.
L'abbiamo sostituita e battiamo invio. Quindi ora questa è diventata diversa da come era prima, però funziona sempre nello stesso modo. Questa è la fusione che permetterà poi a tutto il meccanismo di girare, ovviamente. Perché poi vedrete che cambiando, perché queste qua poi le lascerò ancora un attimino, quando avremo finito il lavoro. Vedete come cambiano tutte e due nel modo giusto. Adesso abbiamo fatto anche questa e dobbiamo andare avanti per mettere a posto questa anomalia qua. Quindi cosa facciamo? Andiamo a togliere a questo, andiamo a togliere a questo. Mettiamo meno, però prima avrei dovuto, sì, perché sennò come faccio a toglierlo? Allora, prima diciamo copio questo, perché sennò qua se mi metto a digitare tutto perdiamo un sacco di tempo. Poi clicchiamo su questo, ci mettiamo un meno, aperta parentesi. Incolla, meno 1, e stavolta dovrebbe andare bene. E purtroppo succede, eh? Allora, quel famoso 1 che c'era qua è finito qua sulla domenica. Ciò vuol dire che a gennaio casca di domenica, infatti qui c'è 7. Se io vado a marzo, qui c'è 3. E l'uno casca di mercoledì, eccolo qua, infatti, che è in questo posto qua. Abbiate pazienza se prima ho un po' sbagliato, ma c'ho la tastiera che mi fa un po' le bizze e poi ho anche 83 anni, posso anche, diciamo, fare l'errore. L'importante è che abbiate capito quello che sto facendo. Adesso praticamente il calendario così è già in funzione. L'unica cosa che bisogna fare è adesso nascondere. Diciamo i giorni che non devono essere visti. Ora, noi siamo a marzo, no? Quindi teoricamente oggi che cos'è? Oggi ne abbiamo 21, quindi dovrebbe intanto diventare rosso questo quando lo evidenzierò. Però prima di fare questo dobbiamo nascondere, diciamo, nascondere i giorni che non fanno parte, diciamo, del mese. Quindi, se il mese di marzo comincia mercoledì 1, vuol dire che questi 2 giorni qua non si devono vedere e neanche gli altri sotto. Ora vediamo. Andiamo sulla formattazione condizionale, eccola qua, nuova regola. Andiamo qua. E scriviamo esattamente questa formula uguale mese naturalmente dovrei cliccare qua a 4 e schiacciare 3 volte 1 2 e 3 la funzione 4 F4 chiudere con la parentesi, diverso da che cosa? Da mese, aperta parentesi, e clicchiamo sul mese che è marzo. Eccolo qua. Ci aggiungiamo una E commerciale, un 1 e chiudiamo la parentesi. Questa qui è la formula finale. Adesso bisogna ovviamente dare i colori che, per far sparire i numeri che non devono essere visti. E io faccio in questo modo. Praticamente vado su altri colori personalizzati e scrivo 220, che invece ho scritto 230. Come vedete, anche la vista ha
ai suoi numeri 230 e 241 e battiamo invio. Ora andiamo sul riempimento, altri colori, personalizziamo 220, 230, 241 e anche qua diamo invio. Vedete, rimarranno tutti quanti così. Vedete che sono nascosti? Sono tutti nascosti. Ora, per uniformare, diciamo, il calendario, lo prendiamo tutto così, gli diamo tasto destro, prendiamo secchiello, altri colori, personalizziamo e scriviamo di nuovo 220. Poi scriviamo 230 e poi scriviamo 241 e diamo invio. A questo punto vedete che non si vedono più i numeri che sono superflui, diciamo, no? Possiamo addirittura già personalizzare le domeniche. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il secchiello. Ci andiamo a dare un blu scuro, no, un blu normale, un bianco, diciamo, una lettera, in grassetto, e questo qua è, diciamo, sono le domeniche. I sabati gli diamo il verde, così, verde. Diamo grassetto e anche questo è a posto. Quindi abbiamo già evidenziato i sabati e le domeniche. E se io vado a cambiare qua, vedrete che se io vado a mettere aprile, qui diventa 4, qui diventa 6, infatti cade di sabato, il primo del mese, e infatti il 6. E 4 è il numero invece del mese. Se vado a gennaio, primo del mese, casca di domenica, diciamo, il primo del mese casca di domenica, che infatti qui è 7, 7 domenica, e automaticamente l'1 è il mese di gennaio. Adesso andiamo a rimettere a posto, diciamo, questo marzo, mettiamo, evidenziamo, diciamo, il giorno di oggi, quindi andiamo qua dove evidenziamo tutto, andiamo su formattazione, nuova regola, formattazione condizionale, ovviamente, nuova regola, partiamo da questo qua, il secondo, andiamo su data. Qui c'è scritto ieri, noi ci mettiamo oggi. Poi ci diamo la personalizzazione, riempimento rosso, carattere, gli diamo grassetto bianco e diamo l'ok. Ed ecco qua che è apparso, oggi abbiamo 21 e lì infatti è evidenziato. Adesso mettiamo i riquadri e i riquadri. Andiamo su qua. Allora, tutti i bordi va bene e poi anche il bordo in grassetto esterno. E diciamo che in un certo qual modo il calendario che avete visto qua, lo rivedete qua, ovviamente. Ora faremo un ingrandimento di tutto, Allora, ingrandiamo i caratteri. Automaticamente li portiamo tutti a 16, così. Eccoli. E quindi adesso ci assomiglia già di più, eh? Vedete che ci assomiglia già di più. Bene. Poi diamo il colore qua. Che colore gli avevo dato qua? Vediamo un po', gli avevo dato il celeste, no? Diamo il colore qua. Il celeste, questo e il carattere ci avevo dato, mi pare,
se mi pare questo, il giallo, eccolo lì. Allora, questi due qua, che sono i controlli che abbiamo creato prima, adesso non servono più. Possiamo tranquillamente toglierli. Tanto avete visto come funzionano, no? Possiamo tranquillamente toglierli. Poi andiamo, vediamo, tanto per vedere com'era l'altro, per farlo uguale. Allora, questo qua, che colore era? Vediamo un po'. Era verde, eh? Allora, questo e questo li prendiamo insieme, schiacciando il control. Gli diamo colore del carattere verde, no, no, giallo. Cos'era, giallo? Ma mi pare giallo, sì. Poi lo sfondo invece verde. Ecco fatto. E grassetto. Quindi siamo già a buon punto. Adesso non ci resta che rifinirlo completamente. E ci aggiungiamo che cosa? Inserisci una forma. Inseriamo una forma, tanto per abbellirlo, così. La personalizziamo, tasto destro, andiamo su immagine, almeno io vado su immagine, vado su dove ho le immagini e ci metto questo. Ci ho messo un colore, diciamo, metallico. Poi andiamo su, vediamo un po', inserisci Word Art, prendiamo questa e ci mettiamo calendario perpetuo mensile. Ovviamente bisogna rimpicciolirlo parecchio. Adesso lo rimpiccioliamo, andiamo qua e cosa gli diamo? Vediamo un po'. Intanto bisogna evidenziarlo, perché se no lui non si rimpicciolisce neanche. Allora, evidenziato. Ora lo rimpiccioliamo, può andare bene anche così. Adesso bisogna metterlo in posizione. Ecco fatto. Cari amici, io direi di aver finito. Spostiamolo così rimane centrato. Direi di aver finito tutto, infatti vedete che è uguale, cioè teoricamente, a parte, vabbè, il calendario perpetuo mensile, poi vabbè, quello ve lo scrivete come volete voi. Comunque direi che abbiamo finito. E con questo vi saluto.